La mozione urgente che è presentata al prossimo Consiglio Comunale è assolutamente perentoria, non c'è possibilità di sbagliare nell'interpretazione. Così dice lei, così pensa lei, così pensiamo anche noi, speriamo che il sindaco voglia prendere atto di un qualche cosa che, diciamo, nelle prime risultanze ha avuto i primi clamori mediatici 20 giorni fa. Noi abbiamo atteso 20 giorni perché di fronte a queste cose, diciamo, così gravi, così pesanti, non potevamo avere un approccio, come si suol dire, di pancia, ma un approccio ragionato. Però ogni giorno vengono fuori, come dire, degli aspetti particolari, quindi ecco, noi come partiti delle opposizioni, partiti ritengo con grossa responsabilità, abbiamo detto al sindaco, al presidente dell'AMIU, di prendere atto di quello che sta succedendo e di valutare con serietà quello che sia più giusto fare, perché noi dobbiamo pensare soprattutto ai cittadini che ci stanno a guardare, ai cittadini che guardano con attenzione quello che la politica fa, specie in questi momenti. Abbiamo chiarito la posizione davanti alla magistratura, adesso attendiamo fiduciosi gli esiti degli accertamenti che fa la magistratura e la polizia. Grandagliano ha detto: ho chiarito tutto, ho chiarito la mia posizione davanti alla magistratura. Io ho profondo rispetto sia del presidente, che sta vivendo un momento evidentemente molto particolarmente intenso dal punto di vista umano e emotivo, ma soprattutto ho profondo rispetto nei confronti della magistratura che sta facendo il suo operato. Però nel frattempo, ripeto, per questo noi in questi 20 giorni non siamo stati estemporanei nel dichiarare. Sarebbe stato facile tirar fuori una battuta che avrebbe guadagnato le prime pagine, le prime notizie. Abbiamo atteso 20 giorni, abbiamo ragionato, abbiamo chiesto sindaco e presidente dell'AMIU: volete valutare la cosa più giusta da poter fare in un momento nel quale c'è disaffezione della politica, la gente non crede più a nulla? Ecco, bisogna che noi come Fratelli d'Italia, con tutte le forze dell'opposizione, Impegno Civile, il gruppo misto, i grillini, abbiamo messo davanti un ragionamento, e chiediamo che questo ragionamento possa avere una risposta dalla base del sindaco. Non abbiamo fatto, l'opposizione così che si fa gridare. Detto questo, però, non c'è soltanto il caso Diomede che ha coinvolto il presidente o comunque la municipalizzata e l'amministrazione comunale. C'è anche, secondo voi, una necessaria rotazione, perché il presidente Grandagliano è lì ormai da 12 anni e ci sono anche dei servizi che non sono decollati, che in realtà dovevano decollare? Beh, noi nella mozione sono riportate tutta una serie di motivazioni perché chiediamo questo, le dimissioni da parte del presidente Grandagliano. Noi ogni giorno denunciamo il fatto che all'AMIU l'AMIU non sia ben organizzata, la città è oggettivamente sporca, glielo diciamo spesso all'assessore Petruzzelli, però voglio dire, da questo punto di vista in questo anno e mezzo hanno fatto l'orecchio da mercante. Ecco, noi vogliamo che l'assessore Petruzzelli si prenda le sue responsabilità come assessore all'igiene e all'ambiente, e che il presidente Grandagliano si prenda le proprie responsabilità, perché la città è oggettivamente sporca. Le motivazioni le abbiamo spiegate tecnicamente nella mozione.